Novak, ripeto, Novak Djokovic o Djokovic non va a mollare di un centimetro da Wimbledon e va a far sapere a tutti, nessuno escluso, che egli è contrario al vaccino anti-Covid e dunque non si vaccinerà. Il serbo dice no al vaccino, rinuncia, o meglio sarebbe pronto a rinunciare agli US Open, ultima prova del grande slam in programma a New York dal 29 agosto 2022. Il numero uno del tennis mondiale dunque vuole difendere il titolo di Wimbledon con il torneo sull'erba inglese che prenderà l'avvio già da oggi, 27 giugno 2022, ma le dichiarazioni di Novak Djokovic sono dichiarazioni, diciamo così, abbastanza pepate, azzardo a dire. Infatti lui stesso dice no, non ci sto, non voglio, non ho intenzione di vaccinarmi, di sottopormi al vaccino. Pur di non farlo, vado a rinunciare di fatto, agli US Open. Di conseguenza è uno strenuo sostenitore, o meglio uno strenuo no vax. Non è la prima volta che Djokovic nasconde, o meglio rende palese, la sua contrarietà al vaccino. Già poco tempo fa aveva fatto sapere di essere uno di quelli, chiamiamoli proprio no vax al 100%. Rinnova, o meglio ribadisce il concetto, dice no, io non sono uno che vuole vaccinarsi, che intende vaccinarsi, non voglio, non mi va. Detto ciò, grazie a tutti, utenti di YouTube, il video termina qua. Questo video non vuole vedere la presa di Djokovic, ma solo informare eventuali persone. E ci sono per questo motivo, non per altri motivi. Ciao a tutti dal vostro allenatore, da Novak Djokovic.